Ad Aversa, buonasera, buonasera Sandro, buonasera, un abbraccio forte, carissimi. Si vede che è il 17 agosto, tutti al mare. Va bene, non importa, ci siamo noi e noi bastiamo. Follia numero 6, sto venendo, mi come poi me lo ascolto. Bravo Ivan, ok, grazie, pace e buonasera a tutti. Follia numero 6. La terza parte della motivazione alla paura, paura della Bibbia. Oh, prima di incominciare, vi prego nuovamente di condividere, per favore. Facciamo girare questo messaggio di vita più possibile. Non vedo l'ora di arrivare in Italia e presentare la realtà di questa meravigliosa persona che si chiama Grazia, anche con il mio amico Walter. Vi prego di partecipare in tutti i modi possibili. Se potete prendere parte, fantastico, venite e portate con voi credenti e non credenti, anzi portatemi tanti non credenti, per favore, portatemi tanti bei religionisti che hanno bisogno di ascoltare il messaggio della grazia. Altrimenti, se non potete venire, fate pubblicità agli incontri, così che più gente possibile possa venire a sentire questa verità che li rende liberi. Ok? Con questo, come ho già detto domenica scorsa, non voglio che nessuno pensi che mi sento superiore ad altri o particolarmente privilegiato o in qualche modo preferibile. Penso solo di essere un paio di passi più avanti di altri in quel meraviglioso viaggio di scoperta della grazia che ognuno di noi sta affrontando in un modo o nell'altro. Ecco perché definisco il cristianesimo come un viaggio che è stato intrapreso, ma che è anche già terminato. Cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro spirito è già arrivato, contenuto al sicuro in Cristo per tutta l'eternità e non potrà mai cambiare o migliorare in quanto è già perfetto. Okay? La nostra anima, d'altro canto, formata da mente, pensieri, volontà, scelte, e sentimenti, desideri, è ancora in viaggio verso una maturità sempre più grande. Ecco perché due predicatori possono avere punti di vista diversi sullo stesso argomento e rimanere pur sempre ambedue più che validi. Il cuore e lo spirito è in accordo, perfetto, ma la mente ha un'opinione diversa dall'altro. Perché? Perché lo spirito è arrivato perfetto in Cristo, niente può cambiare, niente può migliorare, ma la mente sì, la mente si impara, si cresce, si cambia idea, succedono cose che qua, io certe volte sento dei messaggi che predicavo 30 anni fa e non dico che mi metto le mani nei capelli, ma quasi. Perché? Perché si cresce, perché si cambia punto di vista, perché si va avanti in questo viaggio di rivelazione, di scoperta meravigliosa che non finirà mai, perché mai si potrà comprendere la meravigliosa totalità di Dio. E poi infine c'è lo spirito che è perfetto, la mente che è in fase di perfezionamento e poi c'è il corpo. E non so se avete notato che il nostro corpo fisico ha senz'altro una data di scadenza. E quelli come me che hanno 75 anni incominciano a sentire tic tac tic. No scherzo. Oh, c'ho ancora un sacco di libri da scrivere, un sacco di cose da fare, quindi il Signore mi lascia qui ancora per un po'. Quindi ecco perché al momento della dipartita lo spirito rimane quello che è. L'anima viene perfezionata e il corpo viene ricreato. Nessuno è arrivato, nessuno arriverà mai alla conoscenza completa di Dio, in quanto Dio è incontenibile. È inutile che le persone mi vengano a dire Dio è così o Dio è cos'ha. Sì, tu pensi che tu hai questa visione limitata di questo essere immenso che si chiama Dio.
è che non può essere né misurato né contenuto né in un certo senso capito, perché va al di là della nostra capacità, possibilità di comprendere. Guarda, Efesini 3, 17, 19 dice questo: Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, cosicché, radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. E qui c'è una delle tante dualità della scrittura del cristianesimo. Il cuore del cristiano può contenere Dio, siate ripieni della pienezza di Dio, ma la sua mente non potrà mai conoscere l'enormità del suo amore. Ed ecco questo conflitto dello spirito perfetto, mentre ancora la mente è in fase di rinnovamento. Passeremo l'eternità a scoprire chi è Dio, e alla fine ci sarà ancora un'eternità da scoprire. Ma nel frattempo, dai, vieni, lasciati mostrare tutte le meraviglie di questa grazia infinita che Babbo Mario ha scoperto lungo la sua strada. Poi decidi tu se apprezzarle o meno. Ok? Oh, tra l'altro, c'è mica qualcuno di voi che potrebbe organizzarmi un incontro a Roma la sera del 16 o 17 novembre? Celeste ed io passeremo in un modo o nell'altro, anche se devo... niente. Passeremo in ogni caso un paio di giorni a Roma, li voglio passare perché sono 3, 4, 5 anni che non vedo Roma, e dobbiamo andarci a mangiare una carbonara, devo andare a trovare il mio trisnonno a Villa Borghese, e poi devo andare a trovare dei carissimi amici nella cui chiesa io ho predicato per 15 anni, fino al giorno in cui ho predicato la grazia. Un giorno lì non mi hanno più, ma voglio andarli a trovare. Comunque, se per caso avete la possibilità di conoscete qualcuno che può organizzare un incontro a Roma, mi fareste tanto piacere. Mi fate sapere? Grazie. Ok, ricapitoliamo. La follia del religionismo. Decine e decine di insegnamenti folli vengono propinati regolarmente da pulpiti di ogni dove. Purtroppo questi insegnamenti finiscono per diventare dottrine della Chiesa e i credenti ne soffrono le conseguenze. In questa serie cercherò di smascherare alcune di queste credenze folli che limitano la vita del cristiano e la rendono stancante, sgradevole e complicata. Stasera parlerò della follia che afferma che per motivare un credente ci vuole la paura. Questa è la terza parte di questa follia ed è intitolata Abbi paura della Bibbia. Mi chiederete, ma come Marchio, abbi paura della Bibbia? Com'è possibile? Ma è semplicissimo. Se io presento ad un credente, soprattutto un neofita, buongiorno dall'Australia, Margherita, ma a che ora ti svegli? Alle 5 di mattina per vedere la diretta. Un abbraccione, amica mia, dall'Australia. Scusa, quindi se io presento ad un credente, soprattutto se è un neofita, non so bene come si dice, ma se un nuovo, un versetto fuori contesto, male interpretato, che vuol dire qualcosa di totalmente diverso se interpretato giustamente, ma di cui io ho bisogno per tenere quel credente remissivo e sotto controllo, quello che produco è paura, paura della Bibbia. Vi faccio un esempio. Il famoso Padre Nostro. Dan 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 dan. Leggiamo Matteo, ho sentito che il Papa l'ha cambiato, ma comunque leggiamo Matteo 6, dal 9 al 15, dalla Nuova Diodati, copertina nera. Okay. Leggiamo anche il 7, va. Gesù dice, ora nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani. E da quel giorno lì milioni, se non miliardi di persone hanno ripetuto a pappagallo la stessa preghiera, Padre nostro che sei nei cieli, eccetera, eccetera. Gesù dice, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani,
Perché essi, un altro piccolo, poi basta, un'altra piccola pepita di rivelazione. Come fanno i pagani? In altre parole, a chi sta parlando? Sta parlando agli ebrei, a Israele, non ai pagani. Gesù è venuto da rabbino ebreo a parlare a Israele, a quelli che erano sotto la legge, Galati 4.4. Andiamo avanti. Quindi non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Oh. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e qui arriva: perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo i nostri debitori. Ai 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 ai, vuoi proprio davvero chiedere a Dio di perdonarti nella stessa misura in cui perdoni tu? Non credo. Io no. Io assolutamente, ma neanche. Perdona i miei debiti come tu perdoni nella tua grazia, come già mi hai perdonato. Comunque andiamo avanti. E non esporsi alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tu hai il regno, la potenza e la gloria eterna. Amen. E poi Gesù conclude con questa frase terribile, che dice: perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Oh, buona fortuna! Vi rendete conto della finalità di questa dichiarazione? Se perdonate, sarete perdonati. Se non perdonate, all'inferno. E qui viene la paura. Se leggiamo con i paraocchi del religionismo, il risultato è una paura folle, in quanto nessuno, ripeto, nessuno vuole essere perdonato nella stessa misura con cui perdona gli altri. Oh, lo diciamo, lo preghiamo, preghiamo il Padre nostro. Tutti, ogni giorno, quanti centinaia, migliaia, milioni di persone che pregano il Padre nostro e dicono: Dio perdona me come io ho perdonato Gio Pasquale. Come io ho perdonato quel disgraziato che mi ha tagliato la strada in autostrada. O come io ho perdonato quello che mi ha violentato quando ero bambino. Quando io ho perdonato quello che mi ha rubato. Quando io ho perdonato... No, no, no! Ma vi rendete conto della follia di queste cose? La follia di chiedere a Dio di perdonarti in funzione di come tu perdoni? Ed è chiaro che qui esce fuori, scaturisce la paura. Perché? Perché se io vengo perdonato in funzione di quanto perdono, allora non riuscirò mai ad essere salvato, ad andare in paradiso. Oh, poi ripeto, cose del genere si mettono sempre nel cassettino del religionismo, dove, ma vabbè, boh, non capisco bene, logicamente parlando non dovrei fare una preghiera del genere, ma siccome la fa il Papa la faccio io. Oh, il problema è che Gesù non parlava italiano, né inglese e né greco. Gesù parlava aramaico, una forma particolare di ebraico. E in una delle traduzioni originali, fra parentesi, perdonatemi quando dico originali, perché non c'è nulla di originale nella Bibbia, in quanto la scrittura è partita originalmente da bocca a bocca, non da penna a carta, non da penna a carta, da bocca a bocca. Questa qui è venuta fuori nel 1500, a Gutenberg, quando è stata stampata la prima Bibbia. Per 1500 anni non è esistita. Poi, dopodiché, per 300 anni ce l'avevano soltanto i re, i papi, i vescovi, alcune stampe qui e là, ma nessuno possedeva una Bibbia. Soltanto nel tardo 800 hanno cominciato a stampare le Bibbie commercialmente, e ora oggi ognuno ha una Bibbia. E allora la gente dice: ecco, originalmente la Bibbia. Quale originalmente? Tutto ciò che abbiamo oggi tra le due copertine nere non è altro che un'interpretazione di traduttori umani fallaci, persone prevenute dalle loro tradizioni, e millenni di diluizioni dei testi originali. Vi rendete conto che l'Islam è nato dalla Bibbia? Il Corano è nato dalla Bibbia, che Maometto, quando andava con le caravane di sua moglie
a portare le spezie al Mediterraneo e passava dalle terre dove c'erano ebrei e cristiani nel 600 d.C. E sentiva tutte queste cose. Un giorno magari vi dico tutte le baggianate, tutte le idiozie che Maometto ha messo nel Corano, che Maria era la sorella di Mosè, che cose da pazze, ma vedi che sono tutte cose che lui ha preso da quello che sentiva dire i cristiani e gli ebrei e li ha messi in questo libro chiamato Corano, che ha mescolato, e la stessa cosa succede oggi, perché noi cosa facciamo? Noi pigliamo delle varie traduzioni, diciamo la lingua originale, qui era, ma la lingua originale era da bocca a bocca, non esiste la lingua originale, a parte che era aramaico, era parlata, non era scritta, quindi non esiste. Esistono sì dei papiri, alcuni, eccetera, del Vecchio Testamento, qualcosa, senz'altro ci sono pezzi di papiro, di pergamena, eccetera, eccetera, ma nessuno ce l'ha nei musei. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Quindi, comunque, dicevo, una delle tradizioni più antiche di questo passaggio in aramaico dice che la parola perdonare dovrebbe essere meglio tradotta come sciogliere dei legami. Ed ecco perché nella mia interpretazione dei Vangeli, l'annuncio 2, libera interpretazione di Babbo Mario, la metto così. Oh, prendete di nuovo la vostra Bibbia in versione tradizionale e seguite quello che dico, perché questo qui è praticamente l'annuncio che io porterò in Italia adesso a settembre, l'annuncio 2, i Vangeli, l'ho preso alla luce della grazia e l'ho interpretato come se fossero gli apostoli a raccontarlo. E quindi noi sappiamo che Matteo era presente, ecco, è andato via la corrente. In Africa va bene. Matteo era presente, era uno dei discepoli. Marco era il segretario di Pietro, quindi ha riportato il suo Vangelo a seconda di quello che ha sentito Pietro raccontargli. Luca era l'amico di Paolo. Paolo ha ricevuto la rivelazione della grazia direttamente da Gesù nel deserto. E poi c'era Giovanni, che anche lui era l'apostolo, il discepolo che Gesù amava, uno degli apostoli, quindi era presente personalmente. Ma ho messo tutto quanto, cronologicamente parlando, quindi tutto messo insieme a mo' di libro, a mo' di racconto, ma alla luce della grazia, cercando di trovare appunto le traduzioni originali, i significati originali, eccetera, eccetera. Quindi, Padre nostro, ok? L'annuncio, libera interpretazione di Babbo Mario. Padre nostro che contieni i cieli, il tuo nome è meraviglioso. Stabilisci il tuo regno nei nostri cuori. Fai ciò di cui c'è bisogno, come in cielo, così in terra. Aiutaci a sopravvivere decentemente e liberaci dalle nostre catene e di quelle che abbiamo messo addosso agli altri. Tienici al sicuro da noi stessi e dal diavolo. Tu puoi fare qualsiasi cosa e so che la farai. Tutta la gloria a te per sempre. Amen. E qui continuo con il versetto 14, dicendo: poi Gesù aggiunse quella tremenda condizione basata su un sé che è impossibile soddisfare senza la sua grazia. Quella dichiarazione di incapacità che dovrebbe spingere ogni persona a cercarlo. Quelle poche parole che dannerebbero tutti se lui non fosse venuto ad adempierle sulla croce. Questa è la severità della legge. Dio perdonerà voi nella misura con la quale voi perdonate gli altri. Se pensate davvero di poter godere del perdono di Dio senza elargirlo agli altri, vi sbagliate di grosso. Non solo, ma Dio non toglierà mai agli altri i legami con i quali voi stessi vi siete vincolati a loro. Dovete farlo voi. Diverso, Ecco che tutto a un tratto la paura se ne va e posso leggere la Bibbia senza timore. Il perdono che ricevo da Dio non è più legato al perdono che riesco a elargire io agli altri, ma ottenuto a priori dall'opera di Cristo sulla croce, una volta per sempre. E così dice Efesini 1, dal 4 al 7, dalla Bibbia della Gioia.
Dice, molto tempo fa, ancora prima di creare il mondo, Dio ci scelse perché gli appartenessimo in virtù di ciò che Cristo avrebbe fatto per noi. E qui torniamo al fatto che dicevo domenica scorsa, che noi siamo, che Dio ci ha perdonati prima ancora di averci creati. Nel suo amore, egli decise di renderci santi e senza difetti di fronte a lui. Il suo piano immutabile è stato attuato per far sì che diventassimo suoi figli, mandando Gesù Cristo a morire per noi secondo il suo volere. Sia lodato il Signore per il dono meraviglioso che ci ha fatto per mezzo di Gesù, suo amatissimo figlio. Da Cristo, dal suo sangue versato per noi, abbiamo la redenzione, vale a dire il perdono di tutti i peccati. Questa è la ricchezza della grazia di Dio. Grazie a Gesù Cristo, grazie al suo sangue versato per noi, abbiamo la redenzione, vale a dire il perdono di tutti i peccati. Ecco la verità che mi libera dalla paura. Non che se non perdono Dio non mi perdona. Quella è la Bibbia che produce paura, ma nel momento che tu incominci a scavare, a grattare un attimino, a cercare la manna nascosta e trovare le giuste risposte, ecco la verità che mi libera dalla paura. Tutti i miei peccati sono stati perdonati ancora prima che Dio creasse il mondo. Questo è il vero ed unico messaggio della Bibbia. State a sentire adesso. Ogni altro messaggio, state a sentire Babbo Mario, ogni altro messaggio che produce paura in me è falso e da rigettare. Forse non avete capito bene. Ogni messaggio che produce paura in me è falso e da rigettare. Quindi quando la domenica predicano che almeno che non fai questo, Dio tadatam, boom, ti fulmina con una saetta, eccetera, se senti paura, fammi la cortesia, fatti una passeggiata e vai da qualche altra parte, perché quel messaggio è falso, ok? Vi faccio un'illustrazione di due modi di come affrontare un concetto del genere. Quando mi trovo davanti alla folle dottrina del non tutto è compiuto, che è rampante da tutte le parti. Sì, vabbè, tutto è compiuto, però tu devi ancora fare questo, tu devi ancora fare quello. No, no, non devi fare niente. Se tutto è compiuto, vuol dire che Dio, prima della fondazione del mondo, mi ha perdonato i peccati. Devo soltanto rendermene conto e accettarlo e goderne i benefici. Punto e basta. Ma questa è un'illustrazione che spero vi illumini un attimino. Sei in una stanza buia e vuoi uscirne, ok? Buia, adesso è appena saltata la corrente da noi perché qui hanno rubato a man bassa da tutte le parti e quindi non ce la fanno a generare corrente e ogni tanto per 2 ore al giorno tagliano la corrente. Io ho le batterie per cui vado avanti per 3-4 ore di corrente ce l'ho. Quindi sei in una stanza buia e vuoi uscirne. Ti metti a camminare con cautela, ma ogni 2 passi, pum, pam, pum, sbatti contro un tavolo, una sedia, un divano, e ti fai male. Così incominci ad aver paura di muoverti. Giusto? Ora, io posso venirti a fianco e pregare per te. Pregare con te per il dolore. O posso incoraggiarti a stare attento dove cammini. O perfino dirti che hai bisogno di chiedere scusa al padrone di casa ogni volta che urti uno dei suoi mobili. Oppure posso accendere la luce. Così è per quanto riguarda la nostra relazione con la Bibbia. Possiamo muoverci nel buio e farci male ogni volta che sbagliamo nel comprendere un versetto, o chiedere allo Spirito Santo di accendere la luce della rivelazione e renderci conto esattamente di cosa vuol dire la Bibbia. Ecco, nuovamente il discorso dei tutti i peccati non ti sono stati perdonati che viene predicato dal 90% delle comunità delle chiese al mondo. Non tutti i peccati, cosa vuol dire? Vuol dire che ti stai muovendo al buio e pum, ogni tanto sbatti uno stinco, ti fai male, e loro ti dicono, guarda che purtroppo quelli sono i peccati, devi pagare perché pecchi, allora queste sono le conseguenze, ti fai male, eccetera, eccetera. Ma se io potessi accendere la luce, vedresti che tutto un tratto, lì c'è una sedia, lì c'è un tavolo, lì c'è, e li puoi evitare.
E questa è la realtà del vero Vangelo. Il vero Vangelo è quando lo Spirito Santo accende la luce. Ta-da! Un altro versetto favorito dai sollecitatori di paura tramite Bibbia è Ebrei 10, 26 e 27, che dice: infatti, se noi pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una spaventosa attesa al giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Poi, ragazzi, è qui da Giacomo Giacomo con le gambe. Un versetto così, considerato superficialmente, al di fuori del suo giusto contesto, può causare enorme paura nel lettore, in quanto tutti, prima o poi, tutti pecchiamo volontariamente. Ergo, tutti dovremmo affrontare una spaventosa attesa di giudizio. Ed ecco la paura della Bibbia, che la maggior parte dei predicatori ti sbattono addosso. E non è così. Primo, un paio di punti. Primo, la lettera agli Ebrei è stata scritta, rullo i tamburi, agli Ebrei. Tutti quei credenti primitivi che vacillavano tra il cristianesimo e il giudaismo, tra il vecchio patto e il nuovo, tra Mosè e Gesù, a causa della tremenda persecuzione che ricevevano sia da Roma che dai loro connazionali. Questi erano coloro che, pur avendo ricevuto la verità del Vangelo, predicata dagli apostoli e confermata con prodigi e miracoli, ancora esitavano a fare la loro scelta. Non io e te. Gli ebrei che esitavano a scegliere il cristianesimo. Non appropriarti mai di versetti scritti agli altri. Non leggere la posta degli altri. Due. Ogni peccato è volontario. Nessuno pecca senza saperlo. Oddio Signore, chi c'è? C'è una donna nel mio letto. Cosa fai? Vai via! Ma facciti un piacere. Ma quando mai? Quando mai ti trovi nel portafoglio dei soldi che non ti appartengono e tu dici: oh mamma mia, c'ho dei soldi in tasca che non mi appartengono. Ma ogni peccato è volontario. Ogni peccato è volontario, nessuno pecca senza saperlo. La natura del peccato necessita una scelta conscia o uno non può esserne ritenuto colpevole. Ergo, questo peccato di cui parla Ebrei 10 deve essere qualcosa di diverso da rubare, commettere adulterio, dire bugia, ammazzare qualcuno, eccetera, eccetera. E lo è. Nei 10 capitoli che precedono questo versetto, l'unico peccato menzionato è quello dell'incredulità. Ebrei 3, 12, 19, 4, 6 e 11 parlano chiaramente del fatto che gran parte di Israele non poté entrare nella terra promessa, fra parentesi, che è un'ombra della salvezza, a causa della loro incredulità, non perché commettevano adulterio con quella donna o quell'altra donna, non perché rubavano la capra a questo o la pecora a quell'altro, non perché ammazzavano Giacobbe piuttosto che Beniamino, non perché dicevano le bugie, no, l'unico peccato di cui si rendevano colpevoli era l'incredulità. Questo è quello che dice la Bibbia in quei versetti. State attenti, fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che si allontani dal Dio vivente. Ora noi vediamo che non vi poterono entrare per l'incredulità, poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi, mentre quelli a cui prima fu annunziato la buona novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità. Diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di incredulità. Quindi il peccato volontario di cui parla il versetto in questione è l'ostinato rifiuto di credere nel Messia anche dopo aver ricevuto la conoscenza della verità. Vedi che tutto andato la paura non c'entra niente. Questo non è scritto a noi gentili, è scritto a ebrei, e l'unico peccato di cui sta parlando è il peccato dell'incredulità. Perché? 4. Per chi non rimane più alcun sacrificio per i peccati?
sono per coloro che non credono in che quel sacrificio possa essere valido per il loro perdono e si rifiutano ad accettarlo. Amore mio, se io ti dico Dio ti perdona se tu bevi questa spremuta di limone e tu rifiuti di berla, e se io ti dico l'unico modo per poter entrare nella presenza di Dio e di bere da quel calice e tu ti rifiuti, amore mio, cosa ti devo fare? Non esiste un altro sacrificio, perché se ti dico l'unico modo di entrare alla presenza di Dio, l'unico peccato imperdonabile, l'unico modo in cui tu puoi entrare nella presenza di Dio e accettare il sacrificio di Cristo e tu non lo accetti, quello è il peccato imperdonabile. Tu praticamente bestemmi contro lo Spirito Santo che ti sta facendo questa offerta. Quindi, solo per coloro che non credono che quel sacrificio possa essere valido per il loro perdono e si rifiutano di accettarlo, quello è il peccato volontario. L'unico sacrificio riconosciuto da Dio è quello di suo figlio. Se non accetti quello, amore mio, non ce ne sono altri. Se tu non accetti il sacrificio di Cristo, non puoi andare al tempio con le capre, i tori, le pecore e i polli. Non esistono altri sacrifici. L'unico sacrificio è il sacrificio di Cristo. Se non accetti quello, non rimane altro sacrificio e ti trovi davanti a questo fuoco spaventoso, ecco, questa spaventosa, arrivi alla spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Oh, prima di tutto abbiamo detto che gli unici che si troveranno davanti a questa spaventosa attesa di giudizio, un ardore di fuoco, sono quelli che non accettano il sacrificio di Cristo. E questo dice che divorerà gli avversari. Semplice, semplicissimo. Se non accettiamo l'unico sacrificio che può aprirci la via per diventare figli di Dio, rimaniamo avversari di Dio. E purtroppo l'unica fine dell'avversario di Dio è il fuoco. I cristiani non sono avversari, sono figli. Vedi che non è scritto a te? Quindi vedi che Ebrei 10, 26, 27 non ha niente a che vedere con un cristiano che pecca? Ma ha solo a che vedere con un ebreo che si rifiuta di accettare Cristo come Messia. E mi fermo qui, ma ci sono decine, se non centinaia di versetti che vengono regolarmente usati, come questi che abbiamo appena letto, da predicatori e insegnanti vari per istigare paura nel credente, così che gli stessi predicatori e insegnanti vari possano offrire la loro soluzione basata sempre su qualcosa che loro e solo loro possono offrire. Vi ricordate la stanza buia? La soluzione, almeno così credo io, non è difficile. Accendete la luce della verità che afferma che tutti i nostri peccati sono stati perdonati fin dalla prima della creazione del mondo in Gesù Cristo. E la paura se ne va. A questo punto però chiaramente ci saranno senz'altro quelli che diranno sì, Marchiò, va bene, ma cosa ne dici di questo versetto o di quest'altro o di quest'altro ancora? Oh! Posso assicurarvi che possiamo far dire alla Bibbia quello che si vuole. Come Marco? Stai tranquillo. Possiamo far dire alla Bibbia quello che vogliamo. 50.000 e più tra sette e denominazioni varie lo hanno provato. Ognuno ha la sua interpretazione di quello che dice la Bibbia. I testimoni di Geova dicono una cosa, la Chiesa Cattolica ne dice un'altra, i mormoni ne dicono un'altra, gli evangelici ne dicono un'altra. Tu vai a dire a un pentecostale che tutti i tuoi peccati ti sono perdonati prima della fondazione, prima dell'inizio del mondo, e quello ti dà dell'eretico, come l'hanno fatto per me, l'hanno fatto a me. Vai all'inferno e porti tutta sta gente con quelli che ti seguono con te. Perché? Perché puoi far dire alla Bibbia quello che vuoi. La semplicità del Vangelo che dice che tutti i miei peccati sono stati perdonati, è quella difficile. Quindi,
quello che ti chiedo di fare, ripeto, se io posso far dire a questa Bibbia quello che voglio, gli posso anche far dire cose del tipo di Ebrei 10, 26, 27, che se pecchi volontariamente perdi la salvezza. Cosa che la Bibbia assolutamente non dice, come io ve l'ho appena provato, ma che è rampante, che è normale nel 90% delle predicazioni dei pentecostali evangelici, i quali vogliono metterti paura per poterti controllare. Quindi quello che ti chiedo di fare è accettare le centinaia e centinaia e centinaia di versetti che affermano che tutti i tuoi peccati ti sono stati perdonati una volta per sempre, e mettere tutti quei versetti dubbi che creano ansietà e paura in te ai piedi della croce, per dopo. Una classica illustrazione è quella del... Quindi cosa vi sto dicendo di fare? Vi sto dicendo di mettere quell'uno o due versetti che magari vi portano dei dubbi, ogni tanto mi arrivano i messaggi dove Babbo Mario spiegami questo versetto, ma io te lo spiego, ma perché te lo devo spiegare? Ma sei convinto o no che Dio ti ama incondizionatamente? Che Dio ti ha perdonato prima ancora di averti creato, che la sua grazia copre qualsiasi peccato, ne sei convinto o no? Sì. E allora perché ti devo spiegare questo versetto? Ma no, solo per sapere. È quello che ti sto dicendo. Prendi questa montagna di versetti che dicono che sei perdonato, amato incondizionatamente, coperto dalla grazia per tutta l'eternità, hai ricevuto la vita eterna, sei a posto con Dio una volta per sempre, e quel versettino che invece magari ti può portare a paura o ansietà, mettilo da parte, lascialo lì e chiedi allo Spirito Santo di spiegarti. L'illustrazione è questa, è la classica illustrazione. Così, cosa vedete? Probabilmente quello che mi dite è: vediamo il puntino nero. Tutto il foglio è bianco, ma tu cosa vedi? Il puntino nero. E io ti chiedo, concentrati sul bianco della grazia, che ce n'è tantissimo, tantissimo, e lascia perdere il puntino nero dell'incertezza. Lo Spirito Santo ti darà una spiegazione, senza dubbio, quando e se ne avrai bisogno. Ok? A domenica prossima, per quello che penso, sarà l'ultima puntata della follia del religionismo. Un abbraccio a tutti quanti, un bacione, vi voglio bene, ci sentiamo domenica prossima.